Faccio riferimento all'articolo 186 del regolamento. L'Europa non può restare ferma di fronte alla decisione della Corte Suprema indiana che ha rigettato la richiesta dei due marocchini che chiedevano di rimanere in Italia, uno per problemi di salute e l'altro per visitare la famiglia natale. Si tratta di una gravissima violazione dei diritti umani. Barroso e Ashton erano intervenuti, ora chiediamo a Juncker e Mogherini che diano un segnale forte. Li dobbiamo riportare a casa. I marò liberi sono cittadini europei, sono uno di noi. Grazie. Merci, madame.